Il Museo Didattico di Medicina Veterinaria dell'Università di Padova è un'istituzione moderna, ma con radici nobili e antiche. Alcuni preparati risalgono all'epoca del Collegio Zooiatrico Patavino, attivo fra il 1774 e il 1873, e fondato dal medico veterinario Giuseppe Orus. Il museo raccoglie anche una varietà di preparati di anatomia normale e patologica realizzati con diverse tecniche. Numerosi sono anche gli scheletri interi, le ossa di mammiferi, gli uccelli domestici o della fauna selvatica italiana. Trova spazio anche un'osteoteca, una sorta di biblioteca anatomica, istituita con lo scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione dei reperti anatomici e garantire agli studenti il prestito di una parte dei preparati. Nelle sale troviamo anche una vasta collezione di scheletri di mammiferi terrestri selvatici, come tigri, leoni, giraffe e ippopotami. Alle collezioni osteologiche sono annessi anche gli scheletri e le ossa della banca per i tessuti dei mammiferi marini del Mediterraneo, tra i quali numerosi scheletri interi e parziali di cetacei odontoceti e misticeti e di alcuni pinnipedi. I mammiferi marini sono stati recuperati nel corso delle complesse operazioni di necroscopia svolte direttamente in diverse spiagge italiane. Sono poi conservati qui decine di cervelli appartenenti a specie di mammiferi rari, oltre a più di 4.000 campioni di tessuto crioconservati oppure fissati in formalina, che sono disponibili per gli studiosi di tutto il mondo. Di rilievo anche i preparati plastinati normali e patologici, di specie di interesse medico-veterinario. Il Museo Didattico di Medicina Veterinaria è una risorsa preziosa per gli studenti, i ricercatori e tutti coloro che hanno a cuore lo studio del corpo animale e le meraviglie dell'evoluzione.